Well, I've actually spent a decent amount of time in the northeast of Italy, and I think parts of it are amazing. I mean, it's an incredibly beautiful part of the world. Physically, it's amazing, and also just the history and the culture is really amazing. So every time I come here, I'm really happy to be here. Non voglio arrendermi, stare in disparte e subire. C'è un tempo per correre, per giudicare. Troppe cicatrici, ferite e lividi. Ho imparato a mie spese che cos'è il dolore. Sono il mirino al tempo stesso, il mio detonatore. È tutto pronto per l'estrema decisione. Le dita tese che si avvinghiano al grilletto. Faccia a faccia, cuore spento. Io sono stato dall'inizio convinto di investire sulla possibilità di fare quello che volevo fare in questa terra, semplicemente perché sono nato qui. Qualsiasi luogo può offrire delle possibilità, secondo me. Pordenone l'ho anche sempre considerata anche un luogo interessante, perché spostandomi da Pordenone mi sono accorto che comunque aveva una sua notorietà. Ho voluto rimanere qua perché comunque sono molto legato a certi aspetti della nostra zona, sono molto legato a quel po' di natura che si può ancora respirare qui, sono molto legato ai nostri magredi, sono legato alle nostre prealpi e quindi queste finestre su luoghi naturali che a Pordenone abbiamo mi hanno aiutato molto a creare anche l'immaginario musicale. Usiamo solitamente queste parti un po' più rarefatte per testare l'approvazione del pubblico, amici. Se vi sta piacendo il flavor, le mani in alto per Africa Unite, my friend. Tutti quanti in summer end. Put your hand together. Summer End quest'anno si è rivelato essere un festival che ha avuto un bilancio molto positivo. La Valcellina ha avuto grandissimi vantaggi, anche perché tutte le ristorazioni e tutti gli alberghi erano pieni, appunto perché erano stati prenotati sia dal nostro staff tecnico e dagli artisti che soggiornavano, sia da persone che arrivavano in Valcellina e che avevano trovato anche lì il campeggio esaurito, che era incluso nell'area del festival. Siamo di Conegliano. Io di Udine. Pianone Veneto. Provincia di Brescia. Torino. Di Bologna. Siamo rientrati dalla vacanza per venire qua. Beh, sicuramente è un'occasione per viaggiare. Infatti ho girato anche parecchia Nord Italia, comunque giro per andare a vedere concerti. Spostamento, divertimento, passione del live. È sempre tutto un motivo per il turismo. Musica vuol dire conoscere gente nuova, vuol dire fare nuove esperienze, socializzare, quindi è un bel viatico per raggiungere ciò. Ci siamo spostati anche da lontano per andare a vedere gli artisti. Siamo spesso in giro, spesso, quando si può, si va in giro, non so. Però è siamo bello di qui praticamente. La fiera della musica ogni anno offre belle cose. So tonight, oh, look at this moon. We have the beautiful moon out tonight. And sing her a little bit of Little Willie John. Oh yeah. La Blues in Villa si occupa di musica, ma si occupa da sempre anche di turismo, nel senso che lega a strette mani quello che è il prodotto strettamente musicale a quello che è la promozione turistica in senso vero della parola. Quest'anno nasce questo interessante progetto Vibration, voluto dall'assessorato alla
e cultura della provincia di Pordenone, dal presidente. Devo dire che per quel che ci riguarda i numeri diciamo di tipo turistico stanno diventando ogni anno sempre più interessanti. Abbiamo diciamo così degli ospiti che arrivano sia dall'Italia ma anche soprattutto dall'estero, dall'Austria, dalla Germania, che ci seguono ormai affezionati in tutte le nostre iniziative. Here we go. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Nobody but you, babe. Your sugar shawl is sweet. Woo! Sweet mama, don't say. Beautiful audience, thank you. What a pleasure. Can't be saved that day. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the back, I'm naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize. Questo che avete visto è Vibration, un format voluto dall'amministrazione provinciale di Pordenone per sottolineare e valorizzare l'importanza della musica nella nostra provincia. Energia e grinta per una grande estate musicale. E vediamoli da vicino questi festival. Blues in Villa, Bruniera, Fiera della Musica ad Azzano Decimo, Sesto Unplugged a Sesto Arregna, Summerend a Clout e a Cimolais, Blues Festival a Pordenone e Music in Village a Cordenons. Si spazia dalla musica folk, alla musica rock, alla musica indie, al genere alternativo, agli emergenti, quindi ce n'è per tutti i gusti e tutti gli appassionati saranno accontentati. Perché Vibration? Noi volevamo dare importanza al binomio musica e territorio, quindi attraverso la musica far scoprire le bellezze della provincia di Pordenone, naturalistiche, paesaggistiche, enogastronomiche, delle città d'arte, della cultura e della tradizione. Quindi in occasione dei festival ognuno di voi avrà la possibilità di trovare un pacchetto turistico, un prezzo del biglietto scontato per chi dormirà una o più notti in provincia di Pordenone e soprattutto scoprire l'itinerario che più gli si addice. Quindi vi aspettiamo in provincia di Pordenone estate 2012.